Agorà sulla collina di Montevergine, oggi Piazza Dante. Templi certi e presunti, un porto massiccio per reggere le tempeste dello Ionio e gli immancabili muri in pietra lavica. Finora ci si poteva solo immaginare l'aspetto di Catania al tempo degli antichi greci. Adesso si può anche vederla in un video documentario che ne ricostruisce in 3D storia e volto. A realizzarlo è stato un docente di sostegno romano, Marco Mellace, che con il suo canale YouTube Flipped Prof da anni ricostruisce in 3D le principali città dell'antica Grecia e non solo, per passione e come supporto ai colleghi di discipline storiche e artistiche. E Catania, la seconda città più grande della Magna Grecia dopo Napoli, non poteva certo mancare. Un lavoro che è durato 5 mesi insieme al filologo siracusano Andrea Giffrida e al collega greco Andreas Arkadios, è partito dallo studio delle fonti disponibili. Sicuramente è legato al più importante ritrovamento, che è la stipe votiva di Piazza San Francesco, all'interno della quale sono stati trovati diversi reperti riconducibili alla dea Demetra. E tra questi ci sono due elementi che io ho ricostruito proprio in 3D per rendere più verosimile la ricostruzione 3D. Ovviamente non mancano anche fonti legate alla tradizione popolare, ma comunque il tutto è stato creato in maniera tale da creare una ricostruzione 3D quanto più vicina possibile alla realtà proprio di Catania greca. A rendere l'atmosfera è anche la ricerca dei dettagli, dai dislivelli tipici della città forgiata dalle eruzioni dell'Etna alla colorazione scura dei muri. Precisione e passione che hanno portato un'altra ricostruzione 3D di Mellace sulla città di Siracusa a essere utilizzata dall'Università di Harvard negli Stati Uniti. Costruire Catania greca sulla base dei ritrovamenti che abbiamo oggi e delle conoscenze è un'impresa impossibile, tuttavia questa ricostruzione può aiutarci a darci un'idea dello splendore di questa città ai tempi degli antichi greci.